Ehi, eccoci qui, ma vorrei dire come sempre e ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani su sempre Professional Farms, Farmer 2014, pronto questa volta a raccogliere quello che è praticamente creare e poi raccogliere le balle di fieno. Quindi provvediamo subito ad attaccare a questo nuovo attrezzo che andiamo a scoprire adesso col tasto Q. Ecco, preso. Andiamo sui campi, ragazzi, andiamo sui campi e siamo pronti a creare queste balle di fieno, insomma, con quello che è rimasto. Perché l'ultima volta, vi ricordate, abbiamo caricato il nostro silos con il grano che abbiamo tagliato con la mietitrice. Ma adesso cosa faremo? Cosa faremo adesso? Tutto quello che è rimasto sul campo noi non buttiamo niente, praticamente lo raccoglieremo con questa imballatrice. L'imballatrice provvederà, guardate quanto è bella, provvederà praticamente a creare delle balle vere, delle balle di fieno. Non so, cavolo, ma qui mi aspettavo si vedesse. Ah, ecco, dobbiamo andare su queste. Ho capito. Allora, su questa parte dove ci sono più, dove c'è più paglia. Ok, allora, come si attiva questa imballatrice? R per iniziare a raccogliere. Abbiamo acceso il motore. Vai! Procediamo. Andiamo con la terza. Vediamo un pochino se riusciamo. Si sembra che stia lavorando. Ok. Vediamo col tasto F2 se ci segna assolutamente niente. Ah, sulla destra, ecco ragazzi, sulla destra c'è il 63% di roba che sta caricando. 85, è molto veloce. 93, 100%. Ok, premere il tasto T e praticamente verrà espulsa una gran cagata, una verrà espulsa il no, la nostra, guardate, la nostra palla di fieno è bellissima. Perfetto, perfetto, andiamo avanti. Quindi dobbiamo praticamente fare questo per tutto il campo, quindi ci vorrà un po' di tempo anche per l'altro, perché voi vi ricordate, noi abbiamo in sostanza due campi. Quindi passiamo su questa paglia, insomma, che è a terra, e creiamo le nostre balle di fieno. Dopodiché le balle di fieno dovremo raccoglierle con un'altra specie di trattore, insomma. Siamo al 73%, 80%, 93, 99, eccoci qui, pronti, via, un'altra balla di fieno sta per venire fuori dal nostro grandissimo. Benissimo ragazzi, allora vi lascio per il momento perché ho tante cose da fare, ok? A dopo ragazzi. Bene, bene, bene ragazzi, siamo qui anche sul secondo campo, abbiamo quasi finito di, ecco qui, come vedete. Guardate quante balle di fieno ci sono, veramente strepitoso. Veramente, veramente una figata, ragazzi. Ok, quindi guardate qui, dopo dobbiamo raccoglierle tutte, quindi speriamo bene, insomma. Abbiamo quasi terminato, chissà se riusciamo a fare un'altra balla di fieno qui oppure finirà in modo, diciamo, non proprio preciso. No, è un'ultima, ce la facciamo a fare anche l'ultima balla di fieno. Ne abbiamo un bel po', ragazzi. Adesso andiamo subito, poiché abbiamo finito, andiamo a posare l'imballatrice e prenderemo quindi spegniamo il motore, prenderemo quindi altre l'altro trattore che serve per alzare le balle di fieno. E poi devo attaccare a questo trattore il carrello, perché poi dobbiamo andare a vendere queste balle di fieno. Perfetto ragazzi, perfetto. Andiamo, attenzione, che eccesso di macchina quella, proprio bruttissima. È più bello il mio trattore, va. Ok, dobbiamo sistemare tutto, perché nella nostra fattoria deve essere tutto in ordine, sennò poi non si capisce più niente. Invece di fare manovre strane, giro da dietro, faccio molto prima. Oh mamma, laggatissima, scusate ragazzi, sono finito con la testa nel muro. Non so se è stata una laggata o è stato questi benedetti tetti di lamiera che sono veramente incredibili. Ok, stacchiamo, sganciato, perfetto.
adesso direi di prendere proprio il nostro super carrellone. No, non ci siamo messi proprio precisi. Poi se non ci mettiamo precisi da paura, da qua. Ah, agganciato, benissimo. Quindi portiamo, provvediamo a portare questo e il trattore giallo, lo vedete quello lì? E quindi ci vediamo sul campo. Ed eccoci qui ragazzi, l'ho messo qui perché penso sia un buon posto per poter mettere anche gli altri. Ok, premiamo il tasto M. Guardiamo un attimino se abbiamo, allora, veicoli. Ritorniamo al veicolo. Allora, eccolo qua. Questo qui neanche a farlo apposta. Il free and lifter. Eccolo qui. Via, dovevo ricordarmi a proposito in quell'altro di assolutamente dover dovevo mettere la benzina, perché ho visto che ero quasi a secco. Non devo dimenticarmi, perché nel caso in cui rimani a piedi c'è la possibilità di chiamare il pronto emergenza, però si prendono 300 euro di mortacci loro, quindi bisogna stare attenti. Questo è molto particolare per muovere il braccio meccanico, basta schiacciare il tasto sinistro e tirare su e giù con il cursore. Ma qui potremmo anche già iniziare a prendere uno, giusto per esempio. Vediamo un po' se riusciamo. Bam! Ecco qua, presa al volo. Gnoo. Ok, quindi quello che dobbiamo fare è proprio questo, quello di andare a mettere piano piano sul nostro, diciamo così, rimorchio, tutte queste balle di fieno. Oh mamma, non cadere! È caduta. È quasi caduta, ok. Ok. Allora, brutta stronza, vai su. Ecco, stai ferma qui, ok? Stai ferma qui. Zeta. Ah, benissimo. Bene ragazzi, come vedete non è proprio semplicissimo. Però bisogna farlo per tutti questi. Un lavoro, un grandissimo lavoro da contadino. Presa al volo. Dobbiamo metterle tra l'altro pure in ordine, perché sennò non ce ne vanno tutte. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un pochino, perché devo capire bene come mettere queste balle come si deve. Poi ci vediamo appena ho finito il tutto ragazzi. A fra poco. E ragazzi, abbiamo liberato già il primo campo da queste balle di fieno. Vi dico che è veramente difficile metterle ragazzi, è veramente complicato, non è assolutamente facile, perché se sbaglio a mettere, oh merda, potrebbero cadere tutte infatti. Ecco, vediamo un pochino di indietreggiare. Ok, questa è andata. Va bene, adesso passiamo insomma a queste altre. Ci vediamo fra poco ragazzi. Mamma mia. Benissimo ragazzi, noi stiamo procedendo insomma, prendendo tutte queste balle di fieno. Abbiamo quasi finito, ma non è assolutamente semplice posizionare, perché sono cadute una marea di volte. Infatti io tra l'altro ho fatto un doppio strato, due piani e da sia a destra che a sinistra insomma, quindi è bello pieno. Adesso cerchiamo di infilarlo qui dentro, sperando di riuscirci insomma piano piano. È un po' complicato metterlo giusto. Ecco, vediamo un po'. Ecco, benissimo, come vedete ragazzi, è un lavoraccio da contadino. Guardate, devo metterle ancora dietro, ma mi sa che forse non ce la facciamo a prenderle tutte. Dobbiamo fare un doppio viaggio, perché ne rimarranno due, tre forse fuori. Vabbè, andiamo a vedere ragazzi, ci vediamo fra poco. Ottimo, siamo positivi. Nel frattempo, cavolo, è quasi diventato buio. Cioè, sarò qua da 3, 4, 15 ore? Non lo so. Diciamo che ci sono voluti almeno un 20 minuti, ragazzi. La sfiga non ci vede, è rimasta una balla di fine ancora. Ma non c'entra in una maniera più assoluta. Non so dove infilarla. Cioè, veramente.
purtroppo quella balla di fieno mi sa che rimarrà lì, perché devo fare anche, erano 4-5 balle di fieno che erano rimaste, avrei fatto anche un doppio viaggio, ma considerando che è rimasta una sola balla di fieno, la lascio là per terra e vaffan bagna, perché spreco più benzina che... Attenzione, rullo di tamburi, ragazzi, attenzione. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, vacci piano, piccolo, piano, piano, piano. Ok, ci siamo, metti giù, metti giù, metti giù piano. Eccola, sta scivolando. Sta scivolando, eccola, è rimasta. È rimasta, ragazzi, sono contentissimo. Meno male, meno male. Ok, a questo punto possiamo partire per il nostro viaggio con il nostro trattore e arrivare, insomma, a vendere, andare a vendere questo. Ah, ma io ho la benzina, come dicevo prima, l'ho quasi finita, dobbiamo prima caricare, perché dobbiamo arrivare qui giù addirittura per andare a vendere. Porca miseria, è pieno come nuovo, ragazzi, non riesco nemmeno a girare. Ok, non riesco nemmeno a girare, mamma mia quanta roba. Soldi, 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 soldi. Oh mamma, mamma mia, è enorme sto coso. Vabbè, quell'altro trattore l'ho rimasto per strada, per la miseria. Vediamo, guarda le balle di fieno. Oh, andiamo a sbattere, eh. Andiamo a sbattere, calma, 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 calma. Dobbiamo andare a mettere la benzina, perché sennò rimaniamo per strada e rimaniamo fregati, insomma. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Ok, oh, fermo, 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 qui, qui si mette la benzina, fermo. Ok, allora, invio, quanti litri di benzina in magazzino? 993 litri, ok. Lava veicolo, così facciamo anche bella figura. E si parte, un brillo non ci permette di girare, incredibile, ma... Oddio, non ce la fa a girare. Prendila larga, prendila larga, prendila larga, dove sia non vedo niente più. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, inizia il nostro viaggio e andiamo verso quello che è il venditore di quello che ci comprerà, insomma, queste splendide balle di fieno. Ci vediamo fra un po'. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo praticamente quasi arrivati al negozio per vendere queste balle di fieno. Io credo sia leggermente buggato il carrello, perché lo vedo ballare, sbattersi da solo, insomma, addirittura mi diminuisce la velocità di parecchio. Nel frattempo siamo arrivati quasi all'imbrunire, quindi possiamo accendere le luci, ragazzi, è una figata incredibile. Per poco non ci ammazzavamo per accendere le luci. Va bene. Oh mamma, che fa, mi supera questo disgraziato, figlio della mignotta, vaffanculo, togliti imbecille, t'ammazzo. L'autista della domenica, togliti, togliti, ti cappo, ti supera con trattore. Ok, vuoi vedere che ti supera con trattore? Togli dalle balle. Ok, accelera, vai, vai, metti a palla. Se arriva qualcuno di faccia lo ammazziamo di sicuro. Ah, attenzione, ti va bene, guarda che devo girare, capito, pezzo di imbecille. Se no ti saliva con le ruote sul... Allora, allora, ritorniamo a noi. Ok, siamo arrivati al negozio, quindi dobbiamo scaricare quello che sono queste balle di fieno. Ma penso che col tasto invio vediamo se possiamo venderle. Ok, e buono, vendiamo le balle di per 5200 euro. Ok, boom, sono sparite magicamente. Ma aspettavo, benissimo, sono sparite magicamente, meglio così. E non riesco a girare assolutamente, non riesco a capire perché. Torniamo un poco dietro, oh, torniamo un poco dietro. Benissimo, ragazzi, abbiamo fatto 5000 euro, che non è assolutamente poco, diciamo, quindi sono molto contento. Adesso troverò uno spiazzale per un posto per girare, insomma, perché sennò qua con sto carrellone non riesco a muovermi molto agevolmente, devo dire la verità. Dobbiamo passare di qua, guarda come l'hanno fatto stretto proprio per fare manovra, benissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. A questo punto io direi torniamo indietro, perché siamo su qui praticamente sulla mappa, dobbiamo fare di nuovo tutto il percorso e arriviamo al campo con 42.000 euro. Potremmo, ritornando giù, potremmo
comprare un po' di fertilizzante o qualche altra cosina. Però sinceramente voglio conservare i soldi, perché stavo pensando che la cosa principale per espanderci è quella proprio di... Ah, ma anche dietro ce l'abbiamo, che figata. Quella è quella di comprare magari altro, un altro terreno, se riusciamo. Io non so quanto possa costare, però più coltiviamo, più seminiamo, più raccogliamo, più guadagniamo. Quindi il nostro, diciamo, la nostra prima necessità sarà quella di comprare un campo. Se rimane qualcosa di soldi, magari un aratro più grande, perché ho visto crea una grande difficoltà, oppure una mietitrice, quell'affare, diciamo, che si monta sulla mietitrice più grande, perché questi due, l'aratura e la mietitura, sono veramente molto molto duri. Ok ragazzi, ci vediamo quando arriviamo in fattoria. Bene, stiamo tornando verso casa e nei colori, diciamo, di questo tramonto meraviglioso. Ed eccoci qui ragazzi, siamo ormai quasi sera, siamo dopo una giornata di duro lavoro, siamo tornati a casa e insomma vorrei andare a vendere anche quello che abbiamo raccolto, ossia il grano, insomma. Eccoci qui, questo lo lasciamo qui. Ok, l'abbiamo sganciato e adesso andiamo a vendere quello che è il grano, quindi dobbiamo riprendere il rimorchio, perché l'abbiamo messo nel silos, quindi dobbiamo prima recuperarlo. Allora, ci andiamo dietro così abbiamo più... Assolutamente no, praticamente guardate qua che svista. Ok. Ah, agganciato, benissimo, via. Quindi adesso andiamo a a mettere ancora una volta il grano in questo contenitore. Ma dove cazzo sto andando? Non lo so. Dobbiamo salire sulla pedana, abbiamo fatto un giro veramente mostruoso. Ok, volevo mettermi qui sotto, esatto. Dobbiamo centrare questo oggetto di questo tubo, perché altrimenti finisce tutto per terra. Ok, e mettere il grano. Ok, quindi inizia, 13 tonnellate abbiamo, quindi ok, quindi inizia a scaricare, via. Tanto a noi il massimo è 14, mettiamo F2, vediamo. Ecco, sta caricando 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, benissimo. 6000 kg, 7000 kg, 8000 kg, 9000 kg, 10000 kg, 11000 kg, 12000 kg, 13000 kg. Ok, è finito. Abbiamo scaricato tutto. E via, siamo pronti. Adesso andiamo praticamente a venderlo, che è in questo posto qui dove ci sono questi silos. Quindi ragazzi, continuiamo insomma con il nostro viaggio. Ci vediamo fra un pochino, appena siamo arrivati a destinazione, in modo che vi faccio vedere come si vende anche il grano. Ed eccoci qui ragazzi, benissimo. Siamo praticamente già arrivati, fortunatamente era molto vicino. Qui praticamente vendiamo tutto quello che abbiamo recuperato dai nostri campi, quindi in questo caso venderemo del grano. Abbiamo la bellezza di, vediamo un attimo, 13.236 kg. Lo mettiamo sulla grata come ce l'abbiamo nella fattoria, insomma, per poter scaricare. E premiamo il tasto R e scarichiamo il tutto, ragazzi. Scarichiamo il tutto, vediamo quanto ci verrà, insomma, dato. Ed ecco fatto. Mettiamo giù, vediamo un attimino quanto abbiamo guadagnato. 46.000, benissimo, era da 42. Sono 4.000 euro, cioè non è assolutamente male. Pensare che comunque questo è anche uno dei, diciamo così, dei
carrettini più piccoli, insomma. Ce ne sono altri molto molto più grandi che contengono molto molto più materiale. Quindi va bene ragazzi, adesso direi ci dirigiamo, anzi io direi proprio, secondo me ci salutiamo qui per adesso ragazzi, perché altrimenti viene veramente troppo troppo lungo il video. Va bene, con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao.